Un ricordo di Piero Calimandrei, uno dei padri costituenti che era dirigente scolastica del Severi, Barbara Figliolia, fa per sottolineare l'importanza dell'argomento che si sta per trattare. I primi due articoli della Carta Costituzionale, di cui, dice Figliolia, solo alla fine si decise l'ordine. A parlarne alla giovane platea l'avvocato Guglielmo Scarlato, che al di là della professione fu uno dei più giovani deputati mai eletti, arrivato a 28 anni, al Parlamento nella nona legislatura. Sono articoli fondamentali perché fissano il radicamento di fondo della Costituzione repubblicana. E nel caso dell'articolo 2 poi ci fu il lavoro fondamentale di Giorgio Lapila all'interno dell'Assemblea Costituente che volle fissare l'inviolabilità dei diritti dell'uomo e precisando che siano dell'uomo e non solo del cittadino, ha voluto far capire la loro universalità, ma ha voluto compensarli attraverso il richiamo ai doveri inderogabili di solidarietà politica, sociale, e conseguentemente ha voluto render conto al cittadino italiano che è vero che sono salvaguardati i suoi diritti. È altresì vero che questi diritti spettano anche a chi cittadino italiano non è, ma si trova sotto la tutela nella nostra Costituzione repubblicana. E ha voluto ricordargli che egli, in quanto tutelato da questa Costituzione repubblicana, deve anche onorare quei doveri di solidarietà che soli riscaldano e rendono profondi i diritti che gli sono stati concessi. Evviva la Costituzione, vuole essere uno strumento di diffusione ampia della stessa, come dice Rosa Masullo dell'associazione dedicata al figlio prematuramente scomparso, Paolo. Gli incontri che organizza insieme all'associazione L'Abbraccio, moderati dal giornalista Edoardo Scotti, non a caso scelgono queste platee per affermare l'importanza della Costituzione, la sua attualità. Nessuna disposizione di legge che voglia intervenire nel dettaglio è in grado di violare il punto di riferimento alto della nostra Costituzione. E d'altra parte, se vi fossero leggi ordinarie che volessero mettere in discussione i principi, sarebbero sollevate questioni davanti alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale decreterebbe la incostituzionalità di queste disposizioni di dettaglio. La Costituzione repubblicana è stata fatta molto bene da chi conosceva il mestiere di giurista e quindi diventa una muraglia insormontabile per chi attraverso operazioni di poco momento volesse vulnerarne l'assetto fondamentale.